Ci troviamo in via Pacinotti, che praticamente sarebbe una traversa di via Braccianese Claudia. Ci hanno segnalato che questa strada è illuminata via Braccianese Claudia, mentre questa via qui praticamente è al buio e le persone che vengono a parcheggiare spesso e volentieri sono costrette a scendere dall'auto e accendere chiaramente delle luci di fortuna per poter parcheggiare. Vedete, mi sto avvicinando adesso, tra un pochino questi signori che stanno parcheggiando spegneranno le luci, non si vedrà proprio assolutamente niente, e questa è una richiesta che ci hanno fatto gli abitanti della zona, che è l'unico punto poi dove si può, ecco, vedete, non si vede più niente, è l'unico punto dove si può parcheggiare, perché poi c'è la strada che non ha i parcheggi sui vari lati della strada, e chiedono se è possibile magari avere la possibilità di mettere almeno un lampione, perché qui non ci sono proprio i lampioni, quindi è proprio un problema logistico. Questa è una comunicazione che ci hanno fatto e noi la giriamo naturalmente agli organi competenti. Bene, siamo tornati in via Pacinotti, però questa volta di giorno. Qui vediamo delle discariche a cielo aperto. Chiaramente diamo sempre la colpa alle persone che sono incivili, però un minimo magari di controllo in questa via e un minimo magari di illuminazione potrebbe servire. Abbiamo visto delle buste gettate dalle persone, qui chiaramente c'è una buca grandissima, sempre via Pacinotti, e qui vedete le macchine parcheggiate, questa è un'altra buca. Immaginate una persona che scende dalla macchina di notte e chiaramente si rompe un piede, si rompe una gamba, cade. Quindi questo è quanto in via Pacinotti.